E allora, questa mattina siamo venuti a trovare gli amici della CAM e della CAM Evolution. Qua abbiamo Gian Domenico Gamba, socio storico della CAM e il direttore di CAM Evolution, Andrea Crozzoli. Un anno fa abbiamo saputo con piacere che appunto la CAM, invece di rimanere nel suo percorso così storico dove c'era solo la pulizia, il prodotto ittico e basta, invece avete fatto proprio un grande investimento per cambiare la vostra proprio politica di vendita e quindi il prodotto del pesce lavorato, sistemato, preparato per cucinare. È passato un anno, piccolo bilancino si può fare, giusto? Sì, dunque noi ci eravamo predisposti, come ti avevo accennato l'altro anno, degli obiettivi. Abbiamo cercato di contattare i nostri obiettivi che erano era la grande distribuzione. Siamo riusciti ad essere certificati con dei marchi prestigiosi come IFS, che garantisce che tutte le lavorazioni fatte in questa azienda tutelino al massimo il consumatore. Perciò siamo arrivati all'eccellenza per la preparazione, perciò qualsiasi che compra un prodotto confezionato e lavorato nello stabilimento di CAM Evolution, accompagnata alla fattura anche la certificazione che la manipolazione e la lavorazione del pesce in generale è fatta al top. Questo ci ha permesso di presentarci ad aziende come Coop Italia, Conad, Fami, la PAM ed essere accettati nel tavolo superiore, perché sono venuti qua i loro ispettori, hanno visto come lavoravamo e hanno accettato le nostre idee. Anzi, stiamo da un po' di tempo fornendo delle nuove confezioni di pesce lavorato, tipo questa qua, che è uno dei nostri cavalli di battaglia. Sono le zuppe di pesce, questa, che sono monoporzioni o anche, diciamo, per uno che ha abbastanza fame, però dentro ci sono 400 grammi e possono benissimo mangiare in due. Adesso andremo in stagione con le cozze mediterranee, cozze locali, che per le persone, noi giovani che non hanno tempo di stare a casa là a pulirli e stare là a perdere mezz'ora, un'ora per farli, qua in 2 minuti a microonde si trova a mangiare delle cozze alla marinara o alla livornese, insomma con 2 o 3 ricette che vanno molto di moda, in pochi minuti possono mangiare benissimo. Un'altra degli obiettivi che ci eravamo messi era di far mangiare la gran seula. Anche questa qua abbiamo una squadra di persone che quasi tutti i giorni pulisce delle gran seule, diciamo delle vaschette da 150 grammi, sono veramente il top della nostra gamma, perché chi le mangia poi torna. Perciò il fatturato sta aumentando, dove andiamo e proponiamo le nostre idee vengono accettate. Cioè, questo è merito soprattutto del nostro direttore commerciale, che si è dato da fare e che gira l'Italia tutti i giorni per far conoscere, perché una cosa è avere anche il prodotto, però poi bisogna anche avere la comunicazione di farlo. In più i capi reparti giù, che veramente stanno lavorando col cuore, ecco, ce la mettono tutta perché questo vada a buon fine. Perciò eravamo con una decina di persone, adesso arriviamo anche a 20 persone, perciò diciamo che c'è lavoro per le famiglie in questi momenti di crisi. Speriamo, diciamo, che la fortuna ci aiuti, ecco, la volontà ce la mettiamo tutta, i frutti stanno venendo, ci vuole sempre quel poco di fortuna di arrivare al momento giusto con tutti i nostri prodotti. Però per il momento devo dire che, insomma, sono contento. Qui abbiamo il direttore Andrea Crozzoli. Noi, visto che siamo anche residenti vicini, vediamo spesso questa squadra di ragazzi, ci dà l'impressione che siano molto motivati. Raccontaci un po', visto che c'è stato questo percorso di un anno. Noi dall'inizio abbiamo puntato a fare delle cose nuove. Senza le cose nuove è difficile proporsi e avere speranza di essere accettati e di conseguenza avere successo. E sulla base di queste cose nuove vediamo che c'è accettazione, c'è richiesta da parte del mercato, sia da parte di consumatori che da parte delle catene. I consumi di pesce sono, insieme alle verdure e alla frutta, gli unici che sono in crescita in Italia, perlomeno. Tutti gli altri calano, a partire dalla carne, dal pollo, eccetera. Non siamo anche nel posto giusto. Gran parte dei consumi adesso sono veicolati, lo saranno sempre più, dalla grande distribuzione, e la parte del prodotto confezionato sta anche questa crescendo di peso ed è quella che traina la crescita dei consumi. Perciò siamo nel posto giusto una volta tanto, no? Adesso si tratta di continuare a pensare sempre a cose nuove e pensare a soddisfare le esigenze del mercato, sia dei consumatori che dei nostri clienti, piuttosto che pensare che stiamo facendo un buon prodotto e basta.
di conseguenza qualcuno lo comprerà. Io credo che sia questo, cioè continuare a fare continuamente cose nuove e a migliorare quelle che stiamo facendo. Facendo così, diciamo che ci sono buone probabilità che questa cosa si sviluppi anche oltre le più rosee aspettative. E nel mercato del pesce c'è una grande, grande opportunità. Noi l'anno scorso abbiamo ottenuto a gennaio l'autorizzazione a produrre. Ciò significa che l'ASL locale ci ha dato il bollo CE, che è quello che ti permette di produrre e commercializzare il prodotto. Abbiamo cominciato a commercializzare, a vendere a marzo inoltrato. E l'anno scorso abbiamo fatto circa 650.000 euro di fatturato in un mercato che comunque è un mercato, anche se relativamente nuovo, è presidiato, perché in tutte le catene della grande distribuzione si trova il prodotto confezionato. Perciò andare a convincere uno o a metterti di fianco al suo attuale fornitore o a introdurre nuovi prodotti non è una cosa che si fa in poco tempo. Inoltre i tempi di questi clienti sono molto lunghi. Il fatturato è stato questo. La cosa importante è che durante terza parte dell'anno, verso la fine dell'anno, abbiamo avuto un'accelerazione in termini di ritorno di quello che stavamo facendo in termini commerciali, e abbiamo acquisito tutta una serie di nuovi clienti che stanno cominciando a dare i frutti adesso. Parlo sempre di clienti nazionali come Coop, come Conad, come il gruppo Unicom, cioè Confamila, Emisfero, come Aspiag e come altri. Perciò l'obiettivo quest'anno è sicuramente di fare molto, ma molto meglio. Adesso non dico quanto, però adesso vedremo, a marzo-aprile cominceremo a avere un'idea di quello che possiamo fare. Per quanto riguarda gli addetti, siamo partiti, eravamo in due all'inizio, che abbiamo seguito tutto il processo iniziale e poi si è aggiunta gente, e ci sono oltre una decina di dipendenti, in gran parte ancora impegnati nella produzione, e poi però contiamo anche di ampliare tutta la parte relativa al marketing, al commerciale, cose che è la parte che poi ti fa essere vincente. In termini di confezioni, l'anno scorso abbiamo prodotto oltre 250.000 pezzi e di varie tipologie, perché noi, per essere interessanti, abbiamo dovuto avere una gamma molto ampia e la stiamo ampliando continuamente, perciò abbiamo molte referenze. Complimenti e in bocca al lupo. Crepi. Noi siamo con voi, conosciamo la camera da tanto tempo, conosciamo la realtà, e ci fa piacere appunto il fatto che appunto i soci potevano benissimo dire: beh, ormai quello che abbiamo fatto, cediamo le quote che entra qualcun altro. Invece hanno creduto in questo, hanno investito nella città, potevate investire anche da altre parti, avete fatto questa scelta, e noi che siamo un po' campanilistici e ci siamo contenti di questo, vi facciamo proprio i nostri migliori auguri proprio con il cuore. Grazie. Ciao a tutti, ciao.